innanzitutto porto i saluti del dirigente scolastico dell'Istituto Nordi di Cagliari, che per motivi di salute non ho potuto direttamente presenziare questa cosa. Io, come il professor Mutinati che mi ha preceduto, vi parlerò ancora di alternanza. E per far questo vorrei perdere giusto un minuto a parlarvi un attimo della storia. Diceva il professor Mutinati, l'alternanza non è nuova. Per noi l'alternanza nasce nel 1992. Noi siamo un istituto professionale. Prima l'alternanza aveva un altro nome, si chiamava Area Professionalizzante dell'Istituto Professionale. E non era una quota irrisoria. Sì, adesso si parliamo di 400 ore, prima noi parlavamo di 600 ore, quindi per noi in realtà è stata una contrazione piuttosto che una crescita. Quando abbiamo ricevuto l'invito a questo convegno a parlare di agricoltura innovativa, quindi noi parliamo di alternanza inserita in questo contesto, le potenzialità dell'alternanza nel contesto dell'agricoltura innovativa, per noi scuola, per noi ente di formazione, agenzia di formazione, altro che noi è un invito a nozze. Chi più di noi vorrebbe parlare di formazione in termini di innovazione? Quest'anno il SIMA di Parigi, il tema principale del SIMA di Parigi era essere agricoltore tra 10 anni, tra digitale, bioeconomia, genomica, robotica. E questi sono i settori fondamentali che abbracciano l'agricoltura innovativa. Quando un docente gli volete o lo portate a parlare di agricoltura innovativa, gli date il suo mestiere, gli fate fare bene il suo mestiere. Un mestiere è quello che si deve confrontare con quelle che sono le reali condizioni, cioè bisogna più tornare con i piedi per terra. L'alternanza per noi è un modo, che si sgombra immediatamente il campo, è un modo anche importante per far fronte a quelle che sono delle mancanze di risorse che la scuola oggi ha e che fortunatamente possiamo trovare nelle aziende che ce le mettono a disposizione. Non sempre è possibile, perché non sempre le aziende sono disponibili ad accettare i ragazzi, però per noi sono fondamentali, perché sono loro che ci danno gli strumenti concreti per far venire a contatto i nostri ragazzi, qua ce ne sono diversi che fanno esperienze di alternanza scuola-lavoro, con quelle che sono le innovazioni che coinvolgono il mondo agricolo. Noi la scuola non ha gli strumenti per avere i droni, non ha gli strumenti per avere le centraline meteorologiche, non ha gli strumenti per avere controlli di impianti di irrigazione, cioè l'innovazione che arriva in agricoltura arriva attraverso le imprese, dobbiamo dirlo. E la scuola non si può privare delle imprese, assolutamente, perché verrebbe a mancare di uno strumento importante. Per cui dobbiamo dire grazie noi a queste imprese che ci danno questa opportunità, che mettono i ragazzi poi in condizione di venire praticamente a contatto. L'alternanza è principalmente una metodologia didattica, non è un inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro. Sì, contribuisce anche a quello, ma l'alternanza è essenzialmente una metodologia didattica, una metodologia con la quale i ragazzi acquisiscono competenze. Vado abbastanza veloce. Noi come scuola abbiamo seguito il modello della scuola impresa nell'impostare la nostra alternanza, e l'alternanza non come un'esperienza isolata che si sviluppa in un anno, ma come un'esperienza che si sviluppa su un arco temporale più ampio, quindi un'esperienza programmata in prospettiva pluriennale. Queste sono le nostre aziende con cui noi abbiamo istituito un rapporto di alternanza sul territorio. Sono aziende abbastanza vicine, diciamo nel giro nell'arco di 20 km, non ci possiamo spingere oltre, ci piacerebbe perché ci sono delle aziende che hanno know-how, hanno capacità, ma sono lontane. Io non ho le possibilità di mandare un ragazzo, soprattutto perché molti sono anche minorenni, noi stiamo parlando di istruzione nel quinquennio, e quindi siamo costretti da un lato, però siamo contenti anche delle disponibilità di queste aziende che ci mettono e ci danno l'opportunità di ospitare i ragazzi.
è un percorso pluriennale, quindi si sviluppa su 3 anni, terzo, quarto e quinto. Noi abbiamo impostato il nostro percorso su 200 ore il primo anno, 120 ore il secondo anno e 80 ore il terzo anno, dividendo nei vari settori operativi. Nei primi anni parliamo di vivaistico, vitivinicolo, olivicolo, poi trasformazione agroalimentare, lattiero caseario, ricerca e sviluppo, e quest'anno pensiamo di iniziare una collaborazione con il comune di Canusa per la gestione del verde pubblico e con la consulenza tecnica per inserirli poi per approcciare il PSM. Quindi abbiamo bisogno di qualche studio tecnico che ci metta a disposizione e ospita i ragazzi per poi parli un pochettino, prendere confidenza con quello che è il sistema degli aiuti. I risultati finali: tendiamo di portare i ragazzi ad acquisire competenze rientrando nel livello 4 dell'EQF e del livello di certificazione europea. Punti di forza e punti di debolezza, ne ha parlato il collega. Io vorrei semplicemente sottolinearne una in modo particolare, che se ben progettata, monitorata e valutata, realizza delle modalità di apprendimento flessibili, equivalenti e alle volte superiori a quelle che sono le modalità di apprendimento di una lezione frontale. Quindi questo mi preme sottolinearlo, e poi realizza effettivamente quel collegamento tra azienda e scuola, che di cui ci lamentiamo tanto che manca, ma sicuramente l'alternanza è un modo, un percorso che favorisca questo rapporto. Criticità, le criticità anche di questo ne ha parlato il collega. Io vorrei aggiungere un altro aspetto, oltre all'aspetto del trasporto, che per l'alternanza nelle scuole agrarie è importante. Bisogna evitare, bisogna formare le imprese spiegando che l'alternanza non è manovalanza costruttiva. Spessissime volte noi siamo anche un istituto alberghiero, per cui nel settore alberghiero registriamo ancora di più questa confusione che si genera. L'alternanza non è manovalanza a costo zero, è una metodologia didattica condivisa dai soggetti che sono gli enti formativi scuola e impresa. Quindi dicevo, l'alternanza è una metodologia ed è diversa da un percorso, un processo di inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro. Le conclusioni a cui noi siamo arrivati sono queste: se la scuola riesce a fare bene il suo ruolo di agenzia formativa e l'azienda riesce a prendere consapevolezza che l'alternanza è un momento in cui facciamo metodologia didattica e si riappropria l'azienda del percorso e processo di inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro, il processo di inserimento deve essere per forza una prerogativa dell'azienda in cui il ragazzo arriva, non è una competenza della scuola. Facciamo un grosso errore se facciamo questa confusione. Allora noi assicuriamo sia il successo formativo dei nostri ragazzi, facciamo integrazione reale e concreta tra aziende e istituti formativi, agenzie formative, in questo caso nella scuola, e certamente garantiamo, altro che un'agricoltura innovativa, garantiamo molto di più. Io vi ringrazio, scusate.